Rieccoci con la nostra avventura su Diplomacy is not an option. Alcuni hanno detto che la volta buona, la toccativa, la facciamo però, come abbiamo detto nei commenti. Le risorse le abbiamo, bisogna soltanto sfruttarle a dovere. Allora, abbiamo la fontana cittadina finalmente. Questa cosa faceva? Più due persone per ogni casetta in questione. Qui mi sembra un buon posto per il futuro, poi qua sposteremo magari queste cose. Per adesso va più che bene. Detto questo, dovremmo cominciare a lavorare su catapulte e queste menate qua. Ah, la gilda degli ingegneri, questo ci piace vedere a noi. Quelle bacche mi dispiace, ma niente, le spostiamo, le leviamo dai maroni. Control 5, perfetto. Ricerca, 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 ricerca. Cosa vogliamo fare? Nulla, non si può fare nulla. Più 20% potere curante, più 40% vita dei lancieri. Minchia se diventano tencosi i lancieri. Velocità d'attacco dei balestrieri. Secondo me i balestrieri dovrebbero forse essere la priorità. Può essere, nel frattempo aumentiamo ancora di più la velocità, direi. Perché i lancieri, ho visto che contro i tizi giganti fanno un po' schifo. Quindi forse i balestrieri sono la scelta migliore da quel punto di vista. Non lo so, lo scopriremo solo vivendo. Noi cosa abbiamo bisogno? Cibo, che arriverà grazie a codesta fattoria. Però dovremmo anche metterci un codesto granaio. Lo siamo lì, direi anche priorità assoluta. Quanti giorni abbiamo? Poco, 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 troppo poco. Dove sarà gente a costruire? Non si sa. Abbiamo 8 priorità, non si capisce bene quali siano. Quindi nel frattempo mandiamo un valoroso a prendere quel cristallo. Forse stanno... Ah no, stanno costruendo qui la watchtower, la torre di... come si chiama? Torre di guardia. Ok, un bel po' di spazio libero. I primi ceffi sono laggiù, quindi ne abbiamo da lavorare prima di raggiungerli. Ok, sicuro arriveranno da sud dopo, che è la parte più difficile da difendere. Ho questo feeling che non riesco a scrollarmi di dosso, diciamo. Secondo me converrebbe a questo punto migliorare il granaio subito. Non sto capendo bene dove stanno andando a lavorare i... questo non ci serve tra le altre cose a sto punto. Non riesco a capire dove stanno andando a lavorare i costruttori. They're attacking our buildings. Dove? Dove? Qui, Dio! Che me la distrugge, mi incazzo come una iena. Muori! Ok, ottimo, perfetto. Lì c'è alta pietra, ma... andiamo a prenderla nel frattempo. Non stiamo facendo proprio nulla e la cosa non va bene. Research complete. 43 al giorno. Abbiamo un sacco di slot a disposizione, quindi buono a chi mi ha suggerito di non fare più case, perché effettivamente non ci servono più case, quindi a posto così per ora. Abbiamo fatto sta cosa? No, abbiamo fatto il granaio però, quindi andiamo a fare la gilda degli ingegneri, o come si chiama? La gilda degli ingegneri, ok. Giorno 9, questo volevo dire. Al decimo arriveranno i ceffi, senza paura. Dobbiamo costruire anche... da qua sopra, interesting. Dobbiamo costruire anche un dannato... cimitero. Lo costruiamo qua, secondo me. Potrebbe andare bene. Secondo me sì. Qui distruggiamo un po' di gente a caso, perché così ci gira. Lancieri o balestrieri? Non penso sia l'orda dei tizi giganti. Quindi... lancieri... per ora facciamo i lancieri, al massimo reclutiamo pure altro. Abbiamo costruito sta cosa, la stiamo costruendo. Perfetto, perfetto. Spaccati il sedere, grazie. Chi non più? Guarda, neanche Obi-Wan, maledizione con le spade laser. Forza. Qui c'è un altro cristallo, abbiamo un sacco di cristalli. Possiamo chiamare in causa 5 raggi astrali, quindi dovrebbe essere abbastanza decente. Quel cibo manda a cielo, più o meno, non è che mi abbia dato granché, però... ce lo facciamo andare bene. 5, ci siamo quasi. Io direi di costruire anche un'altra fattoria. Il punto è dove? Dove la costruiamo questa fattoria? Quindi pensiamo un attimo, mettiamo un attimo la pausa giusto per ragionare. Inutile fare tutto in tempo reale. Un giorno ci proveremo ad accettare la sfida, diciamo. Però per adesso penso possa andare bene così. Dobbiamo fare qui il lato fattorie. Mettiamola. Qua abbiamo appena liberato la zona, potremmo anche sfruttarla. Però farla qui sarebbe ottimo, perché abbiamo già il granaio. Però purtroppo non abbiamo spazio. Qua dovremmo forse abbattere un po' di... Allora, costruiamo qui, a mio parere. Magari costruiamo un altro granaio. Se avessimo pensato prima a sta cosa, avremmo costruito il granaio qui, magari. Poi costruiremo un'altra fattoria in futuro. Quindi per adesso potrebbe andare bene così. Accettiamo, yes. Vediamo se va bene. Qui togliamo la pausa. Catapulte, ottimo. Catapulte e qualche altro lanciere. Abbiamo un sacco di popolazione, quindi perché no da un lato? Però il problema è che non abbiamo così tanto cibo a disposizione. Quindi costruiamo il costruibile. Un'altra casa dei costruttori la potremmo costruire proprio qui, per adesso. Qui liberiamo l'aria dai ceffi. Qui arriveranno come? Da qua. Se arrivano... queste qua effettivamente possiamo costruirle dopo. Non vorrei rischiare di trovarle distrutte. Qui che sta succedendo? Il macello. Ripieghiamo un attimo in modo tale da non prenderci troppa gente addosso. Ok, catapulte stanno uscendo. Perfetto. Quante? Solo una? Non mi convince. Due. Ok, poi arriveranno le tre.
Ma che è tutto sto casino? Mio Dio. Priorità. Fortificazioni sotto attacco. Ma? Ok. Andiamo un attimo i lancieri. Facciamo così pure, che non si sa mai. Abbiamo questa malattia che sta espandendo in giro. Che mi sta disturbando parecchio. Quindi facciamo anche quello. Ottimo. Qualche balestiere potremmo. E il cibo purtroppo non sarà abbastanza. Noi nel dubbio qualche balestiere lo facciamo. E costruiamo qualche torre. Una torre gigante forse può bastare. Dobbiamo costruirla qui nel mezzo, in modo tale da bloccare i ceffi subito appena arrivano. Ci proviamo. Dopo la fattoria però. Qui abbiamo massacrati. Perfetto, fantastico. Andiamo giù e prepariamoci all'arrivo dei ceffi. Dopo la fattoria costruiamo quella torre assolutamente. Non so se facciamo a tempo. È un problema. Secondo me sì, è un problema. Troppe cose da fare. Troppi pochi costruttori. È quello il discorso. Poi costruiremo questa come priorità secondaria. Facciamo così. Ottimo. Lo so, ragazzi miei. Abbiate pazienza un attimo. Abbiamo 46 che sta morendo di fame. Raccogli più cibo. Ok. Voglio sperare che quella fattoria basterà, perciò dovremo anche costruire il mercato in futuro. Così nel frattempo ci prendiamo avanti nel caso non ci si accorga poi. Questo qua è spazio sprecato, ma ok, anzi non è sprecato se noi facciamo qualcosa di questo tipo. Bene, per il futuro ovviamente, sempre per il futuro. Qua siamo un po', non dico fregati, ma quasi, nel senso che, oddio, con l'aiuto dei lancieri forse riusciamo a tenere anche senza, diciamo, le mura. Ce la facciamo a costruire la statura, secondo voi? Può essere. Quindi nel frattempo potremmo fare qualcosa per il futuro. Velocità di addestramento. Area colpita è maggiore. Più vita. L'area colpita ci piace. La ricerchiamo. Non voglio la pausa. Christopher. Casa dei costruttori fatta, finalmente. Forse ci sarà bisogno di più ospedali. Potremmo anche lavorare su più ospedali. Ok. Questa arriva. Dai, veloci, Cristo. Quanto ci vuole a costruire una torre? Prepariamo le catapulte che avete detto che si possono mettere sopra le torri giganti. Vorrei provare. Voi potete. Ottimo. Grazie a chi l'ha detto. Ah, ma così 3000 catapulte mettiamo, perché chi se ne frega? Ok, ottimo, fantastico. Questo sta arrivando comunque da qui, proprio precisione chirurgica. Ma chirurgica proprio la precisione di questa cosa. Riusciremo a sconfiggerli. Stiamo fermi per ora. Forza, io confido. I believe. I believe. All'attacco. Distruggeteli. Sì, sono gasato oggi. Oggi è una buona giornata. È un buon giorno per morire oggi. I believe. Ripieghiamo un attimo, sì. Mamma mia, guarda come saltano. Guarda come saltano. Porca miseria, ha fatto salti in padella. Porco Giuda, guarda. Voi, attaccate i più forti. Forza, primo dei morti, ma moriranno con onore. Però se possiamo risparmiare delle vite, perché no? Ripieghiamo un attimo. Quel lanciere, salvate il vostro compagno d'armi. Ecco, bravi. Voi, andate ad aiutare, veloci. Non abbiamo ancora abbastanza cibo. Che rottura di maroni. Che rottura di maroni. Forza. Respingeteli. Ma i curatori curano, cioè non li vedo così tanto curare. Sì, qualcuno sì, forse c'è bisogno di qualcuno in più. Ecco, potrebbe essere un'idea. Qui potremmo usare un raggio astrale. Ah, quella sicuro. Ottimo. Va bene, quella distrutta, perfetto. Perdiamo un sacco di fanteria. Resistete! Dai, sono gli ultimi ceffi. Ok, dovremmo aver risolto quel problema. Spero di riuscire col cibo. Cristo, ancora no. Quanto ce ne vuole? Sì, li fideremo, tranquillo. Un'altra catapulta. Lì li abbiamo respinti, quindi fantastico. Qui non vorrei distruggere nulla. Facciamo così. Ottimo. Ah, sono rimasti quelli, bastardo. Caitate, caitate, caitate. Mamma mia. Ottimo, ottimo. Dai, bene, bene, bene. Quante perdite, però bene. Qui dovremmo aumentare la raccolta di ferro. Serve quello anche. Quanto tempo abbiamo? Giorno 11? Ma poco, poco. Purtroppo veramente poco tempo. Ci mettiamo un magazzino livello 2. Potremmo andarci bene. Ce lo facciamo andare bene. Ok, abbiamo gli ospedali comunque. Quindi prima o poi dovrebbero riuscire a... Voi qui non fate una ciofeca? Fa piacere, fa molto piacere. Chi sta attaccando dove qui? Ma guarda quel ceffo, se deve rompere i maroni. Ok, ottimo comunque. Veramente ottimo. Ce l'abbiamo fatta. Potrebbe andarci meglio, ma anche peggio. Lo poco mi assicuro. Qui magari qualche arciere giusto per difendere, no? Le fattorie e cose simili. Qui possiamo anche migliorare un po' le infrastrutture. Abbiamo finito di rompere le palle qui alla gente che lavora. Grazie. Facciamo un giro giusto per essere sicuri che nessuno
venga a disturbarci. Ok, quale classe le case dovremmo costruirle assolutamente, che abbiamo bisogno di popolazione. In realtà sì, non ne avremo proprio troppa. Solo 10 abitanti su un potenziale molto maggiore. Ora sono tutti i zombie che stanno uscendo fuori a rompere i maroni, è quello il discorso. Quindi dovremmo riuscire a tenerli a bada più o meno. Qui nel frattempo sparpagliamo un po' di truppe in giro, in modo tale da avere gente pronta a difendere nel momento del bisogno. E poi dopo ci riportiamo tutti quanti avanti, diciamo, per difendere il fronte comune, ecco quello il discorso. Qui forse un'altra casa dei becchini sarà necessaria prima o poi. A livello di cibo comunque dovremmo star messi abbastanza decentemente. Molto bene, sono contento. Abbiamo ancora il ferro. Qua tra l'altro abbiamo qualcosa tipo con meno abitanti. Ok, sono stati riempiti automaticamente, ottimo. Possiamo migliorare quel magazzino? No, non possiamo migliorarlo, 15 conviene farne un altro. Sarebbe di livello 2. In modo tale da avere più raccolta. In modo tale da avere un posto più vicino nel quale mettere la roba, ecco. Qui potremmo... No, voi state qui, voi andate a prendere quel carretto invece. Qualcuno sta combattendo, sento. Non riesco a capire da dove. Ah, da qua sopra, vabbè, l'hanno trucidato. Mio Dio, ok. Bene, io penso che la prossima ondata sia quella dei tizi giganti. Se sono solo tizi giganti, secondo me converrà lavorare su un po' di lancieri e balestrieri. Secondo me è quello l'obiettivo. Perché prima abbiamo perso gli spadaccini prevalentemente. Abbiamo perso prima. Sì, si vede anche qui, dai, i cadaveri, ovviamente. Cos'è sto casino? Qua non c'è più niente. Ok, possiamo distruggere. Ma? Ah, voi avete finito, non siete più in range, giustamente. Ok, facciamo così e risolviamo il problema. Pian piano stiamo costruendo tutti. Abbiamo ancora una giornata, quindi abbiamo sui 5-6 minuti, penso. Qualcosa del genere. Quindi possiamo ricercare anche cose interessanti. La vita dei lancieri io la menterei. Secondo me è interessante come upgrade, visto che abbiamo notato come possono resistere. Oddio, due orde così. Due orde così sono un po' problemi, però, quello sì. Sono problemi due orde così. Come dobbiamo ragionare qua? Due torri così e poi dall'altra parte facciamo la stessa roba? Potrebbe essere l'idea? Sì, secondo me è l'idea giusta, tra l'altro. Stiamo raccogliendo altra pietra? Abbiamo già costruito le altre cave? Non credo. Sì, vedo delle cave qua giù, quindi dovremmo stare a posto. Potremmo anche potenziarle, in realtà. Qui stai costruendo. Ah, il magazzino. Beh, con questo magazzino sicuramente riusciremo ad avere più pietre in tempi relativamente brevi. Qua quanto costi? 40... 40. Perché secondo me arriva un'orda da qui e l'altra da qui. E questo è un problema, ovviamente. Potete immaginare quanto sia problematica la cosa. Le catapulte le reclutiamo domani. Qua voi uscite pure. Mi sa che bisognerà utilizzare un po' più di, come dire, magia da un lato rispetto all'altro. Qualcosa di questo tipo. Bisogna un attimo inventarsi la questione. Voi avete suggerito di mettere mura tutto attorno. Forse di pietra avrei potuto, però in realtà non è neanche un problema di mura, è più un problema di torri e torrette, cose varie. Però noi effettivamente potremmo mettere tante torri così e pace, giusto? E magari una cosa gigante qua per le catapulte che recuperemo domani, la nuova giornata. Qui sta arrivando anche il mondo, direi, quindi male. Ok, stiamo costruendo finalmente da quella parte. Qui dovrebbero essere le prossime. Ok, non è poi così male la situazione. Costruiamo anche una torre d'osservazione. Una catapulta, magari la spostiamo di qua per adesso. Visto che qui ne abbiamo già due. Potrebbe essere interessante dividere in questo modo. Purtroppo il problema è stato più, diciamo, la mancanza di pietra questo giro. Comunque abbiamo i lancieri molto migliori. Quindi dovrebbe essere più veloce d'attacco dei balestrieri. Potrebbe tornare utile. Secondo me sì. Aumentiamo la velocità di attacco dei balestrieri. Qua poi dobbiamo migliorare chiaramente la raccolta di pietra e lo facciamo aggiungendo delle cave. Ma come voglio giocarmela così? Altre catapulte. Proviamo a giocarcela in quel modo, ma non sono per niente convinto. Andate lì sopra. Tu vai qui, grazie. Qua stiamo facendo fuori la gente che era vicina, nelle zone limitrofe. Qui possiamo costruire un'altra torre. Possiamo costruire un muro qui nel frattempo. Vediamo se riusciamo con gli abitanti. Anzi, con i costruttori. Qua nel frattempo sembra sia già arrivata l'orda, ma in realtà non è arrivata per niente. Ai. Allora, qua miglioriamo le case per il giorno dopo. Perché abbiamo già capito che ne avremo bisogno. Questo essendo due orde, non so, in teoria nessuna di queste è quella con i tizi giganti, quindi potremmo avere ancora una chance. Qua vogliamo costruire, cioè dai, manca poco, per favore. Riusciamo. Non dimmi che vengono tutti da lì. Oh Cristo, forse Dio esiste? Potrebbe? Via di qua. Dove andate? Ma porco Giuda.
Porco Giuda. Entrambi. No, alcuni anche da lì. Porca miseria, mi stanno a fregare. Intelligenza artificiale OP. Intelligenza artificiale OP proprio. E qua gestire entrambe le cose veramente mi sta facendo bestemmiare. Voi state facendo un cacchio qui, dai. Qui, qui. Ottimo. Madonna cosa c'è qua. Madonna cosa c'è lì. Via 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 via. Problemi? Ne abbiamo? Sì, ne abbiamo. Ok, qui stiamo resistendo che neanche Hiro Irim, porca miseria. No! Bloccateli! Research complete. Qui, fate fuori quelle per favore, grazie. Ottimo. Quante ce ne sono? Ok, più o meno. Bene. Quella la aggiungiamo? Porco Giuda, all'ultimo. Bastardi. Voi, qui. Qui questa. Ok, stiamo ancora resistendo con quattro stronzi. Incredibile. Forza. Proteggete il prete. Ripiegate. Dobbiamo costruire case, 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 case. Abbiamo bisogno di abitanti per il futuro. La difesa si è esaurita. Mi sono esaurito io, mi sono esaurito. Altro che chiave di pietra. Qui, no, le catapulte! Naglie! Abbiamo finito? Mamma mia, raga. Mamma mia, raga. No, mi hanno accoppato i tizi. Ah no, sono ancora qui. Bucio. Porco giù. Ah, ma quella. Ah, da nuovo aggiornamento hanno aggiunto anche le batiste. È vero, mi ho dimenticato completamente di questa cosa. Per cosa si lotta? Ma porco Giuda. Ah, ho visto un prete volare. No, i balestrieri, devo preservarli. Questi qua sono morti stupidi. Morti stupidi. Ah no, ma non muoio subito. Figa se volano però. Qua abbiamo finito. Porca miseria. Ok, allora. Qui c'è da gestire un bel po' di roba. Cibo ne abbiamo per adesso, non è un problema. Qui c'è da costruire qualche altra. Ok. Qui ci vogliono lancieri, arcieri e un po' di tutto. Cominciamo a reclutare così senza fermarsi, insomma. Ok, quella è l'ultima. Forza. Qui nel frattempo cosa vogliamo ricercare? Vediamo. Dobbiamo cercare questa di reclutamento delle cose. Cosa costa? Non me lo dice più. Vabbè, pace, ormai l'abbiamo fatta. Mi sa che costava pietra. Oh, è finita. Mio Dio, è finita. Per adesso. Per adesso è finita. Più o meno ce la faremo in qualche modo. Qua posso potenziare, non più. Più di risorse qua giù. Cosa assurda quell'area di lavoro. Va bene. Qua pure è pieno. Potenziamo. Va bene. Ottimo. Siamo protetti un po' ovunque per adesso. Non dovrebbe essere un problema. Ah, qua avevo truppe per non fare un cacchio. Quindi abbiamo difeso anche senza il nostro massimo potenziale in termini di truppa a disposizione. Veramente oro qui. Madonna, ce la fate voi? Da soli? Potreste farcela? Potrei anche cercare di risparmiare la vita di quel spadaccino, forse. Ma mi sa che da soli non ce la fanno qua giù. Il che potrebbe essere un problema. Ok, allora. La città è sotto attacco. Cerchiamo di kite. Ok, così pochi alla volta potremmo anche farcela tranquillamente. Ottimo. Andiamo, un'alzata nella nuca. Guarda come non perdono vite bastardi alle volte. Una cosa indecente. Ok, ce l'ha fatta quello, ma a quale costo? A quale costo? Ok, ok, ok. Continuiamo a mancarci la pietra. Stupidamente, oserei dire. Paradossalmente la pietra. Ragazzi, ragazzi, che partita, che partita. Mi sto emozionando. Qui abbiamo un sacco di truppe. Un po' più di guaritori, secondo me, potrebbero far comodo. Secondo me ci vogliono più gente da distanza. Perché i lancieri con più vita resistono quanto vogliamo, giusto? Il problema sono gli altri. Nel frattempo sto continuando a migliorare anche i granai, cose di questo genere. Perché so che sono pieni e ci conviene, appunto, migliorarli. Però il cibo comunque vedo che... ha messi bene da quel punto di vista. Non vedo nessuna mancanza.
Quindi è fantastico. Qui ci bisogna costruire un'altra area residenziale. Il punto è dove la costruiamo. La costruiamo qua giù, la residenziale. Potremmo costruirla qua giù, tipo, senza alcun problema, a mio parere. Abbiamo un bel po' di truppe. Potremmo quindi sicuramente muoverci, magari liberare un po' le aree circostanti. Potremmo. Di qua vedo un sacco di nemici. Abbiamo tempo fino al 19° giorno. Siamo al 15°, quindi ne abbiamo di tempo, ne abbiamo. Però cerchiamo di non, come dire, di non tranquillizzarci troppo. Bisogna rimanere comunque allerta e non perdere tempo. Bisogna sfruttare tutto il tempo che abbiamo a disposizione. Queste truppe le lasciamo qui, che non si sa mai, assolutamente. Qua un'altra casa dei becchini potrebbe tornare utile, la costruiamo. Salto il mercato, secondo me converrebbe anche cominciare a fare. Un'altra caserma potrebbe tornare utile. Ma tutti questi da dove sono usciti? I nostri palestrini qua persi così, cioè... Vabbè, non ho parole, non ho parole, assolutamente. Questa morte qui, purtroppo hanno dormito, non so perché non hanno voluto combattere in modo decente i nostri lancieri. Hanno lasciato che gli acciari venissero distrutti. Prepariamo la formazione, poi avanziamo in questo modo. Dovrebbe bastare, abbiamo un sacco di balestrieri e compagnia bella. Altro lanciere, ottimo. Costruiamo altre case, potremmo fare qui così la... Anche questa per diminuire il cibo consumato sarebbe utile. C'è un modo di costruirla qui senza bloccare il passaggio? Eliminando qualche baracca? Sì, lo facciamo, secondo me ne vale la pena, assolutamente. Costruita subito, immediatamente. Abbiamo così tanta che ormai riusciamo a costruire immediatamente ovunque andiamo a costruire, ecco. Occhio a quel bastardo. Ok, perfetto. Qua bisogna stare attenti anche ai giganti nelle foreste ormai. I lancieri sono in questo momento OP, non perdono vita neanche se vogliono. Soprattutto se mettiamo qualche altro curatore dietro le loro spalle, secondo me. No, il magazzino, quello mi serve, porco Giuda. Vediamo se ce la facciamo a distruggerli prima della fine. Di quel povero magazzino, risorse che ci servono, per Dio. Ok, ce l'abbiamo fatta, fortunatamente è andata bene. Allora, risorse... Madonna, quanto ferro, ho notato. Adesso ci vuole anche la pietra, ovviamente, come abbiamo già detto. Però abbiamo tipo 30 miliardi di ferro, che cercheremo di sfruttare a dovere. Io direi di lavorare sulle tecnologie varie. Aumenterei i posti letto, perché no? Abbiamo un sacco di legna, quindi facciamolo. Così questi due ospedali ci basteranno fino all'alba dei morti viventi. Non so cosa sto dicendo, ma non importa. Abbiamo ancora un sacco di giornate a disposizione per reclutare uomini e espandere il nostro territorio e cose simili. Come vogliamo fare, però? Come vogliamo fare? Io direi di reclutare altri lancieri. Un mix di tutto, direi. Un'altra catapulta per ora potrebbe bastare. Nel frattempo andiamo a costruire un'altra fattoria, secondo me. In realtà no, abbiamo ancora un sacco di cibo. Non credo sia necessario. Cosa ci vuole per il mercato? Facciamo il mercato, perché poi quello ci servirà per le cose di livello 3, in poche parole. Mercato, mercatino. Dove andiamo a costruirlo? Qui ci piace? Boh, diciamo di sì, perché tanto stiga. Cos'altro vogliamo? Più case. Sicuramente più case. Costruiamo una lì, un'altra qua. Qui possiamo anche costruire una torre d'osservazione in modo tale da poter vedere cosa abbiamo intorno, ovviamente. È sempre quello il motivo. Ho sentito un corno di guerra, o sbaglio? Oh, forse non vuol dire nulla. Nel frattempo costruiamo una anche qui e dovremmo stare tranquilli almeno per un po'. Qua i morti continuano a essercene in giro, però i becchini stanno facendo del loro meglio, ne sono convinto io. Sì, peccato che il raggio di questi becchini sia non basso di più, non piccolo di più, e quindi non stanno raccogliendo i cadaveri dove servirebbe. Qui abbiamo scassato tutto. Bam, in bocca proprio. Ma spawnano da dentro la capanna? Sapete che mi è sorto il dubbio? Cerchiamo di farla fuori quella capanna. Non so se ci arrivano le catapulte. Così pare. Ottimo. Perfetto. Oh là, che bel vedere. Che bel vedere. Queste falegnamerie prima o poi bisognerà muoverle, ovviamente. Il mercato. Regole di mercato. Propulsore oliato. Io non so cosa sia questa roba. Pausa, andiamo a vedere. Mercato. Control 0 esiste in questo gioco. Control 9 no, il massimo è l'8. Ok, cosa si può fare qui? Apri il mercato. Semplicemente vendiamo ciò che abbiamo in giro. Scegli risorse diverse da commercio. Ah, i dubloni qui, o le monete d'oro, insomma. Vendi tutto, vendi... E faccio così? Sarà pronto in 50 secondi. Ah, ma c'è proprio un dirigibile che deve... Ah, ma si muove! Ah, ok. Hai vinto tu, gioco. E fra un minuto e 35 dovrebbe tornare col denaro che... sarà necessario. Abbiamo bisogno di 10
monete d'oro e un sacco di pietra per essere a livello 3 col municipio. Quanta pietra c'è ancora qui? Si può vedere? Ce n'è ancora abbastanza? No, ok, ottimo. Direi di livellare tutte le cave di pietra, quella di ferro quindi no. Pensiamo che quella non si può, va bene. Qua abbiamo un esercito pronto a morire per noi. Ne abbiamo veramente tanti. La cosa ci fa molto piacere, ovviamente. Qui che sta succedendo? Ogni volta c'è un ceffo. I vari zombie che rompono i maroni. Speriamo che adesso i becchini metteranno quei cadaveri nei cimiteri in modo tale da non avere più rotture di palle. Allora, più lancieri servono secondo voi? Non lo so se servono più lancieri. Secondo me servono più arcieri e balestieri, onestamente. Facciamo un mix di tutto, come sempre. E poi risparmieremo risorse per un eventuale muro difensivo. Secondo me è la mossa da fare. Comunque, ragazzi, con questo episodio ci fermiamo qui. Nel prossimo sicuramente affronteremo l'orda numero 19, che penso sia quella dei tizi giganti. Se è così, mi farà piacere la cosa, perché sappiamo che possiamo sconfiggere. Con tutti questi arcieri e balestieri non dovrebbe essere troppo un problema. Detto questo, vi saluto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!